Slimani, Djorkaeff e Zidane. Vedete che c'è un entusiasmo incredibile, più ancora di quanto la Juve a livello di riesce ad avere per le partite di Coppa. Gigi Simoni era l'uomo che ha avuto qualche dubbio in più a livello di formazione in questa vigilia. Allora vediamola subito con l'ausilio della grafica, la formazione dell'Inter che schiera i due marcatori, ovvero sia Colonnese e West, che andranno rispettivamente su Inzaghi e Del Piero. Presi sarà il libero Sanetti, preferito a Sartor. Attenzione a Moriero, ma soprattutto al ritorno di Winter, che tatticamente dovrà andare su Zidane. Simeone torna a playmaker con Zé Elias in panchina. Djorkaeff preferito come punta d'appoggio a Ronaldo, quindi un Inter che si costruisce la sua partita tatticamente nel modo migliore. Attese poi contrattacco in panchina, Mazzantini, Zamorano, Cano, Zé Elias, Sartor, Milanese e Paolo Sousa. L'unica incertezza per quanto concerne la Juventus e Marcello Lippi era legata alla presenza di Inzaghi. Inzaghi ci sarà, non poteva mancare Super Pippo per questa sfida contro l'Inter, quindi formazione confermata. Attenzione alla posizione di Pessotto, che giocherà largo sulla sinistra. Se lui arretrerà sulla linea difensori, la Juventus giocherà con i quattro. Se avanzerà con Di Livio largo dalla parte opposta, ci saranno i tre centrali, con Montero che anche non al 100% dovrà occuparsi con maggiore attenzione del fenomeno Ronaldo. In panchina ci sono Rampulla, Pecchia, Conte, Birindelli, Amoruso, Fonseca e Salasceta. Tanto l'interesse, dicevo, tanti i record, ma soprattutto tanta l'attesa. Ronaldo, per lui parlano i numeri, ma non soltanto quelli. Ha segnato 15 gol nelle ultime 15 partite. Si presenta da capitano Pagliuca in una partita, in uno scenario dove qui non ha mai vinto. Dovrà fare attenzione ovviamente a Del Piero, ma non soltanto a lui. Pronti a partire, allora è il momento calcistico più atteso dell'anno in Italia e possiamo dire in Europa. Ci sono milioni di telespettatori in Italia, i nostri abbonati di Telepiù, ma addirittura miliardi di telespettatori che possono vedere questa partita in tutto il mondo. Tutto è pronto, allora sarà l'Inter a toccare il primo pallone di questo che è statisticamente il confronto 160 di quello che è stato ribattezzato il derby d'Italia. Si parte con l'Inter che giostra all'indietro il primo pallone a favore di Sanetti, subito attaccato e perde palla Di Livio. Deschamps in verticale, cerca l'inserimento largo di Pessotto, arriva Winter in chiusura, prova il surplus e poi si rifugia in fallo laterale. Non c'è stato il tocco di Pessotto e la rimessa sarà per la Juventus. Proprio Pessotto ad eseguire per Zidane, l'uomo più temuto nelle dichiarazioni dello spogliatoio dell'Inter, forse ancor più di Del Piero. Prova il lancio lungo, fin troppo per Inzaghi. Fulvio, una partita tanto attesa, una partita attesa un anno, una partita che può decidere un anno. Beh, certamente una partita, è la partita delle partite, questa oserei dire, Massimo, la madre di tutte le battaglie tra le due indiscusse protagoniste del campionato. Due squadre che naturalmente si esprimono in modi diversi, risultati ottenuti della Juve attraverso una grande organizzazione di gioco. Ciò non toglie che i risultati ottenuti dall'Inter siano ottenuti innanzitutto il clima instaurato, l'ottimo clima instaurato da Simoni all'interno della squadra, un gruppo molto unito, e poi chiaramente Ronaldo e lo stesso Moriero, ottimi giocatori. Va in surplus Di Livio, prova a tagliare verso il centro, Presi oggi schierato libero per l'assenza dello squalificato Bergomi, allontanato, poi l'anticipo ancora di Taribo West. Sanetti preferito a Sartor, Davids recupera il pallone, non c'è fallo secondo Ceccarini, anche l'arbitro, questo poi lo chiederemo a Massimo Chiesa, grande orgoglio per lui ma anche una straordinaria pressione, anche e soprattutto dopo i fatti di domenica scorsa. Juventus accompagnata questa super sfida anche da qualche polemica, l'Inter invece reduce dall'aver superato quella che lo stesso Simoni aveva definito come la prova del 9 dopo le vittorie a Mosca e in Coppa UEFA e contro la Roma in campionato. È arrivata la vittoria sofferta ma meritata contro l'Udinese. Tutto giusto insomma per affrontare la Juventus. Pippo Inzaghi, si è parlato tanto del fallo che ha subito contro il Monaco, 24 punti di sutura. Abbiamo visto una mini maschera che adopera protettiva sul labbro per evitare guai peggiori. Intanto prova a cambiare passo Sanetti, arriva fino sul fondo e guadagna il primo calcio d'angolo per l'Inter in copertura di Livio. Sanetti preferito a Sartor, probabilmente nonostante il momento di forma ideale di Sartor, convocato anche in nazionale proprio perché più adatto alla propensione offensiva. L'area Djorkaeff che proprio sugli sviluppi di un calcio d'angolo aveva risolto, sbloccato la partita con l'Udinese, ma Ronaldo nel mucchio,
Lo riesce ad allontanare. Colonnese sul pressing di Del Piero, si rifugia da parte di Pagliuca, il rinvio un po' sbilenco, finisce direttamente in fallo laterale. 3 minuti sul cronometro al delle Alpi, e ancora ovviamente 0-0 tra Juventus e Inter di Libio. Torricelli intanto una prima conferma dal punto di vista tattico, Pessotto largo a sinistra ma più avanti sulla linea dei centrocampisti, ancora una volta soprattutto in fase di proposizione la Juventus con i tre centrali, ovvero sia Torricelli sulla destra, Montero sulla sinistra e Giuliano, anche lui neo convocato nel giro azzurro, che opera invece tra i tre nella posizione più centrale. Presi, rifugiato in fallo laterale, si resta Lorenzo all'attacco per la Juventus. Ancora Di Livio con le mani, cerca spazio Inzaghi e guadagna calcio d'angolo. Marcature quelle annunciate, Colonnese almeno da parte dell'Inter, di Colonnese su Inzaghi e Taribo West a controllare il principino Del Piero. Dalla bandierina Di Livio nel mucchio, Colonnese che anticipa tutti, facile la presa di Pagliuca. Ma direi che in chiave tattica addirittura della partita c'era da aspettarsi un'aggressività iniziale da parte della Juve, un Inter abbastanza in attesa di poter sviluppare quello che è la sua arma micidiale, il contropiede. Direi che almeno inizialmente stiamo assistendo a questa tattica. Winter lascia il pallone a Taribo West, gioca proprio per l'olandese. La sponda di Moriero, parte da lontano Jorkaeff, attaccato con successo da Davids. Chiama palla Zidane, la tiene Del Piero, vuol far tutto lui. Non filtra il tentativo di suggerimento per Inzaghi. Davids, ecco Zidane, spazio a destra per Di Livio. Va al centro Inzaghi, c'è anche Del Piero. Largo addirittura Pessotto, non arriva però il cross. Per intervento in copertura di Sanetti c'è il secondo calcio d'angolo in favore della Juventus. Questa è certamente una partita dove c'è l'esaltazione dei duelli individuali, stiamo assistendo dei duelli molto molto belli, molto vincenti, poi via via nel corso della partita li elencheremo. Sempre Di Livio, batte basso questa volta, recupera Pessotto, prova una conclusione ribattuta al limite. Simeone, anche lui rientra dopo aver scontato il turno di squalifica. Lui ad allargare per Moriero, addirittura esaltante la sua prestazione a Parma con la maglia azzurra, 2 gol di splendida fattura. Qui subisce però il pressing, palla indietro per West, attaccato anche lui da Del Piero, fatica ma riesce ad aggirarlo il nigeriano. Riparte da Presi, una prova importante per lui, anticipo su Sanetti, ancora di Livio. Cintino recupera, anche il fallo laterale, riparte. Dicevo di Presi, lo stesso presidente Moratti ha detto dispiace per la squalifica di Bergomi, sono contento perché questa sarà la partita in cui Presi potrà dimostrare di essere un campione. Ah, certamente aveva sempre espresso il desiderio di potersi confrontare nel ruolo che più sente suo, ebbene meglio di questa occasione non ci può essere, è una prova, un esame veramente importante per lui. Esce bene palla al piede Giuliano, poi il lancio di Livio coperto nella sua uscita senza problemi Pagliuca. Proprio Totò Presi che ha allargato per Winter, gravita come era nelle attese, sempre nella zona di Zidane, lancio di Simeone senza problemi, l'appoggio all'indietro per Tyson Peruzzi, parte di Montero. Torricelli, Zidane, scatta Del Piero, il lancio per lui, era andato incontro Inzaghi, West con calma. Un bellissimo duello questo tra West, dotato di una straordinaria forza fisica, ma con il la passo muscolarità giusto per seguire Del Piero? Ma io penso di sì, penso che possa essere un giocatore molto eclettico, quest'anno si è adattato e direi con successo a qualsiasi marcatura, ha giocato centrale come stopper, terzino marcando l'uomo di fascia, adesso chiaramente dovrà marcare un giocatore importante come Del Piero che svaria tutto campo. Davids ha subito fallo nel cerchio di centrocampo, se n'era andato di forza. Fulvio, ritornando alla partita che avevamo commentato tra Inter e Udinese, oggi hanno fatto le spese di una vittoria, forse quelli che noi avevamo indicato come migliori in campo, cioè Sartor e Zelias per i ritorni. Ripeto, sempre tatticamente una scelta
che Simoni ha curato molto, di Winter su Zidane e poi l'impiego di Simeone. E beh, questa è l'ennesima dimostrazione di come Simoni sia una delle armi vincenti, ecco, vediamo, di questa Inter. È stato bravissimo nell'aver creato una squadra unita, vincente, nonostante una rosa ampia soggetta a grandi rivalità interne, rivalità, appunto, questi cambi improvvisi, repentini, nonostante Zelia e Sartor siano stati i migliori in campo la domenica precedente, significa che tutti i giocatori devono essere sulla corda. Ricordo che l'Inter è reduce da 6 vittorie in campionato, più quella di Mosca, la qualificata per la finale della Coppa UEFA, Parigi contro la Lazio. Un Inter che è la squadra che meglio si adatta al gioco in trasferta, lo sottolineava prima Fulvio Collovati, lo confermano anche i numeri, ha vinto 9 volte, lontano da San Siro, della squadra che ha vinto maggior numero di partite fuori casa. Frisi, l'anticipo di Montero su Ronaldo, ma il pallone resta in possesso dell'Inter. 9 minuti nel corso del primo tempo, è sempre 0-0 nella super sfida del Delle Alpi tra Juventus e Inter. Lascia Colonnese l'incarico ad Inter, a sua volta lo lascia Coe. Ronaldo sponda, Simeone, il lancio di prima per Jorkaef. Winter, Moriero danza ancora sul pallone, è raddoppiato da Davids, Zidane incrocia Del Piero, va Zidane, si porta verso l'esterno, cerca di sfruttare il corridoio che gli ha creato proprio Del Piero, sono in 3 però che vanno a chiuderlo, e lo fanno regolarmente. Che se Zidane resta a terra, il gioco prosegue. Frisi, Jorkaef, che lui raddoppiato, evita Di Livio, non Torricelli, ma guadagna la rimessa laterale. Ha perso l'attimo in precedenza Zidane, poteva servire, scusate, in profondità Inzaghi, lo stesso Del Piero, ha perso l'attimo, ha puntato l'uomo, direi che è stato bravo qui Frisi a temporeggiare con successo. Winter chiama in avanti anche Caribo West. Coe, ottima prestazione la sua, quella contro l'Udinese. Grande quantità, ma dimostra sempre più qualità nel nostro campionato. Davids, straordinario ancora una volta, è stato forse il migliore acquisto sicuramente in corsa di questa stagione della Juventus, e dico il migliore perché forse era quello da cui ci si attendeva meno rispetto al rendimento che poi ha offerto. Sicuramente, poi attenzione, ha dato un enorme contributo a questa squadra, non solo di quantità, perché questa è una squadra che gioca molto in quantità, soprattutto a centrocampo, però attenzione, lui ha dato anche enorme qualità, ogni spazio è chiuso con i suoi interventi sempre decisivi e risolutori. Abbiamo visto prima al replay il fallo di Frisi su Inzaghi, battuto da Di Livio, il calcio di punizione nel mucchio, è stato anticipato Zidane. L'out dell'Inter. Inter per il momento, come era lecito attendersi, come probabilmente sapeva bene di dover affrontare Marcello Lippi, un Inter abbastanza sorniona, tranquilla, anche se deve recuperare un punto in classifica alla Juventus, un Inter che adotta la sua tipologia di gioco, che ha dato frutti così positivi in questa stagione. E sotto per Zidane, già zona tiro, prova il destro, soprattutto da Frisi. Pessotto prova un corridoio, va fino sul fondo e Winter gli ribatte il cross e riparte. Coe, Simeone, completamente l'apertura, questa era un'opportunità di contropiede sul recupero del pallone da parte di Winter. Difesa della Juventus molto attenta, però erano già disposti in linea i tre. Certo, io ho l'impressione che sia una fase di studio, è vero che l'Inter è molto contratta sulla sua difesa, ecco, però attenzione, lì anche la Juve mi sembra che sia propensa a concedere pochissimi spazi, evidentemente le due squadre si temono, sono pronte a non concedere, non vogliono concedere il fianco all'avversario. Qui intanto, a proposito di non voler concedere, c'è Caribo West che non vuol dare la mano che gli aveva teso Del Piero. Guarda,
non è certamente un gesto che qualifica, ecco, vedi, qui invece c'è la ritirata all'ultimo momento. Non ce l'ha fatta, Ceccarini, Massimo. Non ce l'ha fatta, Ceccarini stava tentando in maniera conciliante di invitare Taribo West a dar la mano, ci ha provato, l'ha appena toccato. Comunque nella fattispecie era corretto l'intervento perché Del Piero si era aiutato con l'anca. Il fallo di Colonnese, Massimo, un flash, partita difficile Inter-Juventus quando ci si gioca un campionato ancora di più dopo quello che è successo a Empoli per partita durissima, fino a questo momento i calciatori stanno dando una mano ma la tensione si taglia a fette, anche in questo caso c'è un fallo di Taribo West su Del Piero e devo dire alla luce di quelli che sono stati episodi di quest'anno la partita si fa ancora più dura, auguriamoci che non ci siano casi particolari da dover redimere, ecco. È proprio Del Piero che va a battere il calcio di punizione in area anche Marco Giuliano. Anche Montero, Inzaghi e Zidane. Questa è la batteria di lunghi dei bianconeri. Fischia Ceccarini. Cross tagliato di Del Piero nel mucchio. È stato Simeone ad anticipare tutti e per questo la rimessa sarà della Juve. Di Livio per Torricelli, da più respira la manovra, la formazione di Lippi, vicini al primo quarto d'ora di gioco, sempre 0-0 delle Alpi tra Juve e Inter. Giuliano cerca il numero Del Piero, si allunga il pallone, allunga anche la gamba di Simeone, allora la punizione per l'Inter. Qua rivediamo, in effetti l'alzano tutti e due, però Del Piero era un momento in ritardo rispetto all'intervento di Simeone, mi sembra corretta questa interpretazione. Tocca lateralmente Taribo West, Frenzy va in verticale per Ronaldo, con Simeone, vai slalom Ronaldo, molto filtrante Jorge F, l'appoggio di prima per Winter, c'era fuori gioco di Coe. Certo che è abbastanza intimorita la Juventus quando attacca l'Inter, qui dalla postazione lo si nota perché la Juve solitamente è una squadra molto aggressiva nei minuti iniziali, adesso è aggressiva ma con perplessità perché giustamente non vuole porre il fianco all'avversario, un avversario che è molto temibile quando verticalizza con queste azioni in profondità, soprattutto quando Ronaldo indietreggia a cercare il pallone, a cercare l'1-2 con i suoi compagni di squadra. Dubbio, chiaro che il pareggio lascerebbe le cose come stanno, quindi incertezza sino alla fine, può star meglio alla Juventus che ha un punto di più, può star meglio all'Inter che ha un calendario da qui alla fine del campionato migliore. Ma guarda, lascerebbe l'amaro in bocca soprattutto per gli amanti del bel calcio, per degli esteti, però è chiaro che verrebbe non succederebbe niente, cioè il campionato si deciderebbe nelle successive tre partite, però questa è una partita per la mentalità che hanno i due allenatori che deve risolversi oggi. Il lancio di Giuliano per l'avanzata di Pessotto, controlla Fresi, protegge l'uscita del pallone. Fresi che ha prolungato il suo contratto sino a tutto il 2002 con l'Inter, ma che all'inizio di questa stagione, non trovando molto spazio, nonostante sia arrivato un allenatore che gioca con il libero, quindi il suo ruolo, aveva chiesto addirittura di andare in prestito alla Salernitana e oggi si ritrova protagonista della super sfida, la partita dell'anno. Di testa Simeone, prolunga Ronaldo, all'arco c'è Moriero, da Montero, poi Davids, semina giocatori sulla strada, Pessotto per Inzaghi, rallentato da Coe, ancora Davids, prova il numero, lo ferma con ottima presenza Coe, lontana Presi, benvenuto però Ceccarini, un calcio di punizione a beneficio dell'Inter. 122esima partita in Serie A per Ceccarini, una sorta di ricompensa, così è stata etichettata anche da qualcuno questa designazione per aver perso il mondiale, cui era candidato testa a testa con Collina. Ceccarini, buona esperienza internazionale, ricordo che ha arbitrato anche a Parigi finale di Coppa delle Coppe dal Zaragoza. Interviene ancora Ceccarini per il fallo di Giuliano, i danni di Ronaldo.
Anche in questo caso fallo qua lo rivediamo, per carità non cattivo, però sicuramente il fallo c'era. Giuliano non è convinto. Non sono mai convinto, non sono mai d'accordo. È vero, è verissimo. O comunque raramente. Lippi era a colloquio con Inzaghi, ha dato qualche disposizione, ha fatto cenno probabilmente di allargarsi un po', poi lo sentiremo anche dai nostri inviati. Tanta attenzione a questo calcio di punizione, distanza notevole per la battuta, infatti è un appoggio in area, quale spazza Montero. Gioca F. Del di Livio, all'out a favore dell'Inter. Gioca F, va Sanetti, evita Di Livio, pronto al cross, lo effettua al centro, pallone che si impenna, Peruzzi in presa, sono troppi problemi. West giganteggia sui polloni alti, poi Sidan viene attaccato fallosamente da Jorkaef. Quello che saranno le colonne della nazionale francese al prossimo mondiale. Pulito con gran tempismo l'anticipo di Colonnese. Simeone prova a tagliare il campo, ma prova Pessotto. E può intervenire Giuliano a sbrogliare la situazione. Direi egregio qui l'intervento di Giuliano, a dimostrazione di quanto sia cresciuto, attenzione, tecnicamente, perché non è mai stato scarso tecnicamente, è sempre stato un giocatore dotato, ma è cresciuto anche tatticamente, ormai è conscio del proprio ruolo, del fatto di aver sostituito un giocatore importante come Ciro Ferrara, per cui è cresciuto e maturato, direi che è un punto di riferimento importante per il futuro della Juve. Tanto da essere arrivato anche in nazionale, certo. Ha scherzato Lippi in settimana, ha detto sono sicuro che non si sarà comunque montato la testa, dubito che tornerà a Torino a fare colpi di tacco. No, ma non è stata una convocazione tanto per fare, penso che sia stata meglio. Sono Ronaldo intanto prova a sgusciar via, evita proprio Giuliano, ma in seconda battuta Montero per il rinvio di Peruzzi. Deschamps, alla fine il solito Davids recupera su Moriero. Si lancia l'olandese, trattenuto da Coé, accoppiato da Winter. Jorka F. Prevedibile il tocco verso Taribo West. Adesso attenzione perché su Del Piero va a questo punto a chiudere Fresi perché non c'è West. La palla Del Piero, le sue finte, Del Piero entra in area, Del Piero, prova la conclusione ribattuta, ancora Del Piero, rete! Alex Del Piero al 20° del primo tempo, porta in vantaggio la Juventus, ha vinto il rimpallo con Fresi, poi ha trovato il pallo lontano, Juventus in vantaggio. E direi qui c'è stata un'ingenuità della difesa dell'Inter che ha lasciato completamente solo Fresi, non mi sento di addossare delle responsabilità a Fresi, c'è stato un suo primo intervento positivo, ma non si può lasciare uno contro uno, addirittura con un fuoriclasse che ti punta Alex Del Piero. Queste sono direi esecuzioni, io vorrei rivedere il replay, guarda Massimo, vediamo che riconciliano col calcio, qui entra in gioco l'estro, l'abilità tecnica che appunto mette in risalto le doti sopraffine di questo giocatore. Direi che se Ronaldo, a detta di tutti all'unanimità, viene definito il numero uno al mondo, io direi che Del Piero non ci sono dubbi, è il numero due, forse siamo vicini due. A Ronaldo, io direi non saprei chi scegliere, devo dire la verità. Errore dell'Inter probabilmente non coprire l'avanzata di Taribo West, quindi Fresi ha dovuto lasciare il ruolo di libero, è andato lui in copertura in uno contro uno con Del Piero che ha realizzato il 21° gol in campionato. Pagliuca se l'è presa un po' anche con Colonnese che era sulla traiettoria e non è riuscito ad intervenire. Juventus in vantaggio, si sblocca allora la partita dell'anno e adesso l'Inter deve abbandonare la sua tattica, deve fare la partita, deve recuperare. Attenzione, deve recuperare, e questa è una tattica nuova per l'Inter che non era abituato, l'hai sottolineato Massimo, è vero, un'Inter abituata sempre ad andare in vantaggio, a gestire il risultato e poi proporsi in contropiede, quella che era la sua, direi la sua arma migliore, quella che pratica con maggior profitto. Qui invece chiaramente adesso deve concedere alcuni spazi all'avversario perché deve cercare di rimontare. Delirio generale sugli spalti delle Alpi.
passaggio di Del Piero orienta per il momento decisamente il campionato sulla società bianconera. Ronaldo prova lui, mette anche fallo, ha tenuto Davids. Esatto, si è attaccato praticamente alle spalle di Davids che l'aveva anticipato. Qua rivediamo, ecco qua il nettissimo fallo di Ronaldo. Punizione alla battuta Giuliano. Ora Montero. Zidane. Dispo di Taribo West. Può partire ancora Ronaldo. Ecco se Giorca F. Ronaldo non supera l'ostacolo. Lo proponeva Montero. Qui è Giuliano che non rischia e allontana. Moriero. Davids ringhia su di lui. Commette fallo. Allontana il pallone, rischia anche la munizione, si scusa e se la cava. Sì, questi sono atteggiamenti abbastanza pericolosi, fortunatamente qua si sta usando l'intelligenza, perché avrei trovato assurdo ammonire un giocatore per aver allontanato il pallone così. Battuto lateralmente il calcio di punizione per Coe, cerca spazio per il suo sinistro, lo trova Torricelli che ha ribattuto, Venter a verticalizzare ma c'era Pessotto. Zidane, presi, c'è davanti anche lui, Ronaldo, altro fallo sul brasiliano. Adesso con grande energia chiedono e credo ottengono l'ammonizione i giocatori dell'Inter. Penso di sì, penso che ho visto stava mettendo mano al cartellino Ceccarini, vediamo, dovrebbe esserci o potrebbe esserci un'ammonizione per, credo, Torricelli. Per l'intervento che è in pratica effettuato da dietro, però Torricelli vedo che se ne va, per cui rimanda. E tutto sommato anche in questo caso mi sento di essere d'accordo con Ceccarini, perché qua i cartellini gialli hanno significato. Qua rivediamo ancora lo scontro, obiettivamente ci poteva anche stare il cartellino giallo, però secondo me è meglio così. I cartellini gialli sono pesanti, è bene utilizzarli nei momenti caldi. Poi basta con questa cattiva abitudine dei giocatori di chiedere l'ammonizione degli avversari. Attenzione al calcio di punizione, dovrebbe essere Ronaldo a battere, c'è anche Giorca F. Prova Ronaldo con il destro, tagliato! Accarezza la parte superiore della rete. Beh, Ronaldo ha questi colpi. Ecco, mi è sembrata strana l'eccessiva sicurezza qui di Peruzzi, che ho visto che ha guardato il pallone. Direi che è andato veramente fuori di un soffio. Io penso che non ci fosse stato nulla da fare per Peruzzi, che si è dimostrato però, attenzione, molto, molto sicuro nel sapere che il pallone finisse fuori. Montero. Davids. Vince l'ennesimo tackle. Buona di Deschamps. Poi Zidane. Con un numero evita Coe, fa filtrare il pallone, Taribo West lo tocca, poi completa il disimpegno Venter in scivolata su Pessotto. Che numero quello di Zidane. Pessotto, porta lui al cross, Pagliuca attende senza problemi. Ronaldo, pedinato da Torricelli, raddoppiato da Di Lebio, ritorna sulla sua tre quarti. Aiuta Simeone. Venter, un'esperienza, evita Del Piero. Moriero. Coe. Sanetti, e c'è fuori gioco di Moriero. Fino a questo momento l'Inter, soprattutto per quanto riguarda Sanetti, ma direi anche Moriero, sta sfruttando poco le fasce laterali. Poco le fasce laterali, oltretutto mi è sembrata una squadra dal baricentro molto basso, e questo nei primi minuti era abbastanza comprensibile, perché l'Inter nell'ultima partita ha sempre adottato, direi forse nel girone di ritorno, questa tattica. Però adesso è chiaro che Simeone, che ho visto alcune volte in difesa, deve cercare di dare da manforte a Jorga e Ronaldo, altrimenti sarebbero troppo isolati questi due giocatori. Davids allarga per Torricelli, vai contro Zidane, si sta muovendo tantissimo, qui tocca male però e Torricelli commette fallo su Jorkaep, se la cava ancora con un richiamo.
se la cava con un richiamo, tra l'altro probabilmente questo fallo è più plateale che efficace realmente, che non lo colpisce, crea ostacolo, frappone ostacolo, non c'è stata un'intenzione violenta, ci poteva stare il giallo qua. C'è invece la punizione che batte Presi. Il pallone Ronaldo, poi Sanetti, altra spinta e altra punizione. Mazorca F in zona battuta. Presi si porta in area di rigore per sfruttare le sue doti aeree. Subito preso in consegna da Torricelli. Al giro Mazorca F nel mucchio, pallone che passa proprio davanti a Presi, ma termina sul fondo. Io ne approfitto per andare a bordo campo. Giorgio Porrà nella zona della panchina della Juventus. Giorgio. Lippi sereno, continua a fumare i suoi sigari, a masticare il chewing gum, però il salto nel quale si è prodotto dopo il ricambio di Del Piero la dice lunga sulla tensione che lo teneva prigioniero. Direi che è abbastanza soddisfatto dell'impatto sul match della sua squadra, mi sembra contento in particolare della difesa su Ronaldo. Il brasiliano spesso è costretto a giocare in orizzontale, a tornare indietro a recuperare palla, perché altrimenti finisce nella morsa dei difensori bianconeri. Nessuna direttiva ai suoi, l'unico mini colloquio con Inzaghi gli ha chiesto appunto, come hai detto tu, di allargare un po' il gioco per non finire nel traffico della difesa interista. Conquistato Del Piero, un altro calcio di punizione. Prolunga Zidane, ricevuto da Inzaghi che adesso va dentro, incrocia Del Piero, pallone destinata a Inzaghi, ha letto bene la situazione colonnese. Proprio Colonnese che prova a uscire palla al piede, ha chiuso Di Livio. Poi la rimessa è in favore dell'Inter, affretta i tempi per effettuarla Sanetti. Sono 29 minuti nel corso del primo tempo, Juventus 1, Inter 0. Una partita che vale un anno. Prolunga Mazorca F, l'anticipo di Giuliano con un fallo su Simeone. È entrato, dicevo, dopo la squalifica, un'annata estremamente positiva per Simeone in fase di costruzione del gioco, anche in fase di realizzazione, mentre Ceccarini va nella zona di Simoni, comunque va nella zona della panchina dell'Inter. Poi magari Alessandra Ferrari potrà dirci di più. Intanto c'è questo calcio di punizione battuto da Fresi. Pessotto, pressing di Davids, quello di Zidane che per poco non ha effetto su Winter. Sanetti, Simeone, in avanti si porta anche Coe, largo Moriero, il cross è ribattuto, punta ancora Pessotto. Coe trova Varchi, l'Inter, cross di Moriero direttamente sul fondo. Pessotto sino a questo momento sta decisamente vincendo il duello con Moriero, anche per l'aiuto di Davids. Io andrei a bordo campo da Alessandra. Non mi arriva purtroppo la voce di Alessandra Ferrari. Ma guarda Massimo, tu mi chiedevi del duello Pessotto. Direi che una delle cose belle di questa partita, oltre al duello tra Di Livio e Zanetti, Di Livio mi sembrava abbastanza contratto in questi primi minuti, però direi che, ecco, che Pessotto ha anche il supporto di questo giocatore che ha la palla adesso, che mi sembra, non ci sono aggettivi, è in straordinarie condizioni fisiche e direi che è incontenibile. Ha vinto però questa volta il duello con lui Coe. È andato a effettuare la rimessa. Scambio con Moriero, sì. Intromette tra i due ancora una volta Davids. Incredibile rendimento dell'olandese. Ecco il possesso di palla. E tutti questi applausi che sentite sono per Edgar Davids. Va intanto Torricelli. Condizione fisica. Un momento esaltante, direi, per quanto riguarda la Juventus, che riesce a proporsi e poi quando c'è da contenere va sempre a raddoppiare, a volte anche a triplicare la marcatura. Di Livio, tocco di Deschamps, ancora Di Livio, largo Del Piero, su il cross al centro, a fatica Coe riesce ad uscire palla al piede, poi però la lascia strada facendo.
Zidane. Di Livio. Controllo ancora una volta con tranquillità la situazione, una Juventus che per il momento mi sembra sostanzialmente padrona del campo. Ma è una Juve che ha una grande organizzazione di gioco, lo dimostra il possesso di palla, lo dimostra la facilità. Ma intanto ancora Davids prova il sinistro ribattuto da Presi. Lo dimostra la facilità massima con cui riesce a gestire il pallone, a volte, ecco, Lippi prima ci ha detto il nostro Giorgio Porrà, ha chiesto gli spostamenti, soprattutto sulle fasce a Inzaghi, questo per permettere gli inserimenti in mezzo al campo, di Del Piero, dello stesso Zidane oppure di Però è interessante il dato che ci ha offerto la regia, supremazia sì della Juventus dal punto di vista tattico, dal punto di vista del gioco, possesso di palla dal punto di vista numerico, proprio dei minuti invece a favore, seppur di poco, dell'Inter. Questa è strana, avrei pensato il contrario. Ecco, devo dire però che appunto a questo punto la partita vive di continui cambi di ritmo e questo la rende ancora più avvincente. Prova Sanetti con Ronaldo che è sempre molto largo dall'area di rigore. Senza paura Inzaghi, fermato da Presi con intervento sul pallone. Pinter. Sul pallone, sì, l'intervento era sul pallone, casomai c'era stato un fallo prima. Attenzione intanto a Del Piero che per poco non si inserisce, una trama rischiosa dei giocatori dell'Inter. Vuole più attenzione dai suoi, Pagliuca si arrabbia. West. Pinter. Montero arriva prima di Coe, non mi sei dell'Inter, l'ha detto proprio Benoit Coe. Propone Jorkaef. Scambiano i due francesi. Arriva Pinter. Sanetti. Che rende palla a Simeone, ancora Sanetti. Ronaldo in due su di lui. Deschamps a fermarlo, lancio per Inzaghi, va in campo aperto Inzaghi, Colonnese bravo in chiusura per il rinvio di Pagliuca. No, qui è stato bravo, ottimo intervento da parte di Colonnese, avrei pensato che puntasse dritto Inzaghi, invece ha temporeggiato un attimo cercando di saltare l'avversario con un pallonetto, non ha boccato, è stato bravo Colonnese a non abboccare. Meno di 10 minuti alla fine del primo tempo, Juventus sempre in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Del Piero. Coe. Adesso Moriero sta facendo quasi la prima punta. Jorkaef a centrocampo e Ronaldo, ripeto, parte molto molto da lontano. Simeone cerca Ronaldo, invece trova l'anticipo di Montero. Davids che sembra essere ovunque. Di Livio prolunga. Questo in anticipo su Del Piero. Pinter, tocco corto per Jorkaef a cercare Ronaldo. C'è stato contatto con Montero. C'è stato contatto, però secondo me Montero aveva già tirato via il pallone dai piedi di Ronaldo. Devo dire che non mi ha convinto completamente. Inzaghi. Scambio volante con Del Piero. Una volta Pinter a chiudere e poi a riproporsi. Subisce il body check e guadagna il calcio di punizione. Un Inter che insiste molto al centro. Un Inter che insiste molto al centro e non sfrutta le fasce. Ecco, non sfrutta le fasce. Tu prima mi hai fatto quell'appunto sul possesso di palla. In effetti la partita è cambiata. Solitamente l'Inter fa giocare l'avversario per poi punirlo col contropiede. Adesso è la Juventus in attesa, fa gioco l'Inter e la Juve che adesso può esprimersi in contropiede. Per quello il possesso di palla è a favore dell'Inter. Colonnese. La testa di Montero, quello di Ronaldo, Jorkaef quasi al limite, prova! Questa è stata una grande occasione per l'Inter, anche perché attirare la Jorkaef, che non è nuovo a questo tipo di esecuzioni, ha nel suo bagaglio tecnico questo tipo di tiro. Guardate, stop, tiro al volo, direi che non è uscita ad un soffio. Assolutamente imparabile per Peruzzi. Pinter. Molto attivo Jorkaef. Ancora Pinter, uno dei migliori dei suoi.
scatto di Moriero, il disimpegno della Juventus con un brivido. Vedi, queste preoccupazioni capitano anche in una difesa forte come quella della Juve, però a volte c'è eccessiva pressione. Visto prima contro Ronaldo c'erano addirittura tre giocatori della Juve, perché sempre della Juventus era sempre in agguato questo giocatore, per cui a volte qualche errore. Del Piero lancia Inzaghi in area, Inzaghi difende il pallone, voleva Davids, che lotta ma questa volta non ce la fa. Cicco di Pessotto si allunga il pallone, Colonnese lo allarga, taglia il campo l'Inter, va dalla parte opposta da Sanetti, Wed. Che spaventosa è la reattività dei giocatori della Juventus dal punto di vista fisico. E allora tornano in mente le parole di Zidane, ha detto: questa partita per noi dal punto di vista fisico, mentale, soprattutto atletico, arriva nel momento migliore. Arriva nel momento migliore, ecco, non a caso poi stiamo parlando di due squadre dove ultimamente è stata chiamata in causa la preparazione atletica, anche quella dell'Inter, che negli ultimi 15-20 minuti di ogni partita, delle ultime partite, è sempre uscito alla grande, direi allenate in modo straordinario tutte e due. È chiaro che a volte quando entra in gioco la tensione magari si ha l'impressione che le due squadre abbiano le gambe molli, ma non è così, sono direi allenate in modo straordinario. Qua vediamo l'ultima fase del fallo subito da Ronaldo, due giocatori su Ronaldo, per cui giusto, più che altro da sottolineare l'intervento in scivolata di Davids di poco fa. Intanto attenzione a Ronaldo che entra in area, prova il pallo lontano e non lo trova. E guardate come soldatino di Libio riprende Torricelli, reo di aver lasciato, di aver un po' dormito, di non essere intervenuto e di aver lasciato sgusciare Ronaldo, che quando in velocità diventa imprendibile, perché qui l'unico modo per fermarlo è commettere calcio di rigore e chiaramente un difensore non può permettersi questo. Bisogna affrontarlo prima che entri in aria. Winter. Colonnese, ancora lì dietro nell'area di Pagliuca. Poco più di 5 minuti alla fine del primo tempo, Juventus sempre in vantaggio meritatamente per 1-0 con il gol di Del Piero. Significativo che per il momento il match winner di una gara più importante dell'anno sia proprio il principino bianconero. Colonnese, Simeone, con coraggio Deschamps in scivolata. Sanetti, lo ferma Torricelli, c'è in zona anche Di Livio, proprio lui che sbroglia, allontana, ma in fallo laterale. Nonostante il vantaggio, ovviamente direi, non del tutto rilassato, Lepe. Poi bel duello con Davids. Cerca il pallone, trova il cartellino giallo. Trova il cartellino giallo, prima non abbiamo proseguito, c'era stato un altro intervento di Davids poco fa da sottolineare, gli era già stato risparmiato in quell'occasione, qui cerca il pallone, trova solo le gambe, dico è giusta la munizione. Davids che era nella lunga lista dei liquidati della squadra bianconera con Birindelli, Del Piero, Inzaghi, Giuliano e Montero. Salterà la prossima partita. Primo cartellino giallo di un incontro sostanzialmente corretto fino a me. Fino a questo momento sì, oltre tutte le più rosee previsioni. Lungo il calcio di punizione in area, testa Torricelli, lunga Di Livio, arriva però Winter. Suo il cross, chiama e senza problemi fa su il pallone Peruzzi. Zaghi. Del Piero, ora Winter in recupero, questa volta secondo Ceccarini commette fallo. Gamba tesa, sì, è entrato con la gamba tesa nettamente Winter. Winter che era fuori da quattro partite e che invece dimostra di aver recuperato totalmente dall'infortunio. Forse in Italia l'andata migliore questa di Aaron Mohamed Winter. Zidane testa alta, taglia il campo. Serve Di Livio. Sanetti sceglie di tener palla. Deschamps, da Simeone, prolunga, Jorka F, Coe,
Ronaldo ancora una volta. Non c'è dubbio che nel duello tanto atteso tra Del Piero e Ronaldo sia Del Piero, e direi non soltanto per il gol, che stia facendo molto meglio. Ma guarda, la tattica fino a questo momento vincente dalla Juventus è quella di accorciare gli spazi a centrocampo. Certamente il risultato è importante, però avete visto come Ronaldo può permettersi, cioè, diciamo, può anche sbagliare uno stop leggermente, che ci sono subito tre centrocampisti addosso, che può essere Davis, lo stesso Deschamps. Questo penso facilita l'intervento anche dei difensori. Intekel, Del Piero, è stato fermato da Presi. Che stagione per Del Piero, stride veramente a pensare che sia arrivato 19° nella classifica di un pallone d'oro che avrebbe dovuto vincere a mani basse. Si accentra Di Livio, però si è ribattuto, ma pallone che resta in possesso dei bianconeri. Poco più di 2 minuti all'intervallo più recupero, sempre in vantaggio ed in possesso di palla con Zidane. Con Del Piero si muove in avanti Inzaghi, il lancio di Torricelli è per lui, di forza difende palla, di tacco serve Del Piero, a contatto con West, presa Pagliuca. Niente di rilevante, anche perché West era davanti a Del Piero nella fattispecie. Ronaldo lo ferma Deschamps ancora una volta, riparte Davids, incrociano Inzaghi e Del Piero. Davids questa volta è stato fermato, l'ottimo intervento di Presi. Poi Winter, spocca il tocco di Sanetti, Zidane è rimesso alla fine della Juventus, leggero battibecco, anzi diciamo spiegazione tra Zanetti e Di Livio, abbastanza pacata peraltro. Torricelli butta via malamente il pallone, Ronaldo ne approfitta per servire Georgiev, destro chiuso da Montero, può ripartire Davids sul filo del fuorigioco, Inzaghi oltre quando parte il lancio di Davids. Sì, nettamente fuorigioco. Un minuto di recupero intanto facendo il quarto uomo. Presi, Moriero, uno dei giocatori più temuti in fase propositiva dell'Inter sinora, trovato molto bene dalla retroguardia bianconera. Montero per Di Livio, allarga Montero questa volta dalla parte opposta, poi c'è l'ottimo Pessotto e l'arbitro su questo lancio manda le squadre negli spogliatoi. Allora questa partita dell'anno, questa super sfida, questa finale scudetto come è stata dipinta, per il momento emette il verdetto, il suo intertempo è 1-0 per la Juventus al 45esimo, il gol di Del Piero. Abbiamo visto prima dal punto di vista del possesso palla con il nostro computer che era l'Inter che ha gestito di più dal punto di vista proprio cronometrico il pallone, ma ha fatto più gioco la Juventus, che ha dimostrato di essere messa bene in campo, di aver sfruttato in fase offensiva Tero, Giuliano Deschamps, Di Livio, Davids, Inzaghi, Del Piero e Zidane. L'Inter con Pagliuca, West e Colonnese, Sanetti, Coe, Georgiev, Presi, Winter, Moriero, Ronaldo e Simeone. Sarà la Juventus a toccare il primo pallone del secondo tempo, si riparte dall'1-0 firmato da Alex Del Piero. Altri 45 minuti di sofferenza per Lippi, per Simeone e ovviamente per tutti i tifosi, e sono tanti, di queste due formazioni. Ripeto, il mondo calcistico oggi punta i suoi riflettori, il suo sguardo sul delle Alpi, partita che viene vista in tutto il mondo, ma è una partita che in Italia possono vedere solo in diretta i nostri fedeli abbonati di Telepiù, il regalo in corsa che Telepiù offre. Intanto Pagliuca è intervenuto con sicurezza, già rinviato a cercare Ronaldo, ma ha trovato Montero. Pessotto va a recuperare il pallone, la carambola su Coe,
Davids, Montero, Juventus che conferma a Pessotto largo più avanti sulla linea dei centrocampisti, i tre difensori con Torricelli a destra, Montero a sinistra, Giuliano centrale. Poi ovviamente in fase di copertura Pessotto pronto a rientrare sulla sua fascia sinistra, ha reso vita quasi impossibile a Moriero almeno nel primo tempo. Intanto c'è stato un fallo, il primo calcio di punizione della ripresa, il fallo lo ha subito Simeone. Entrata doppia, però il fallo è stato fatto da Deschamps. Coe per Winter, ancora Coe, ringhia su di lui con successo Pessotto, Davids prova a distendersi la Juventus, lo fa con Deschamps, arriva Zidane sul filo ancora del fuorigioco, Inzaghi non riesce a chiudere il triangolo con Zidane che si stava inserendo per l'intervento di Colonnese che adesso si porta in avanti, Ronaldo proprio verso Colonnese, c'è stato un altro contatto e il fallo questa volta lo ha commesso credo Giuliano. Fallo è stato commesso da Giuliano mentre c'è ancora a terra dalla parte opposta Inzaghi, che ha subito un colpo alla caviglia nell'intervento precedente. E soprattutto un Inzaghi, lo abbiamo visto dall'immagine, che si è liberato della protezione al labbro. Sì, anche nel primo tempo l'aveva portata diverse volte al collo praticamente anziché verso il labbro. Era stato l'intervento di Colonnese a creare questo problema a Inzaghi. Che si rialza mentre il calcio di punizione ovviamente in favore dell'Inter per il fallo di Giuliano, si prepara anche Samorano che deve assolutamente cercare di recuperare, quindi l'ipotesi di avere le due punte più Djorkaeff arretrato, in sostanza il sogno o se vogliamo in qualche modo l'indicazione anche del presidente Moratti, pronto ad entrare intanto Super Pippo Inzaghi, sul pallone c'è Djorkaeff, più indietro Ronaldo, si allarga Winter. Fatica Ceccarini a far rispettare la distanza del muro, parte Ronaldo ancora con il destro, spiovere Peruzzi, pericoloso sui calci piazzati più di quanto non lo sia stato invece con palla a terra, Ronaldo questa volta trova lo specchio della porta, ma attentissimo anche Tyson Peruzzi, tiro dalla distanza anche abbastanza centrale, lanciato in calcio d'angolo dal portiere della nazionale, tutto in corner, limiti dell'area piccola verso Presi, fatto da Torricelli, gira dentro Presi, si alza la bandierina del guardalene a segnalare il fuorigioco probabilmente proprio di Ronaldo. Di Ronaldo, sì, quasi sicuramente, anche perché era leggermente più avanti, c'era anche Taribo West, ma mi ha dato la sensazione di essere non regolamentare la posizione di Ronaldo. 3 minuti e mezzo nel corso del secondo tempo, questa che è stata giustamente definita la finale scudetto per questa stagione, per Juventus in vantaggio con il gol di Del Piero. Punizione la batte Peruzzi, poi testa di Coe, Montero prolunga Inzaghi che prende un'altra botta da Colonnese, preso una testata stavolta, preso una testata, il Colonnese è saltato anche col gomito, il colpo mi sembra che l'abbia preso alla nuca, ancora a terra Inzaghi, c'è da elogiare la prestazione di Inzaghi con la testa Colonnese sulla nuca di Inzaghi. Inzaghi che ha un problema, ma sta giocando con straordinario coraggio, certo, con la grinta e la volontà di sempre. Ecco, hai detto bene, io ho una mia teoria, Inzaghi sarà sempre soggetto a questi colpi di sfortuna, diciamo così, perché è un giocatore che si sacrifica molto, dall'anima quando gioca, lotta su ogni pallone, non si astiene da lottare contro l'avversario, per cui è naturale che a volte anche il contatto fisico sia più frequente. Devo dire che poi è da elogiare particolarmente oggi per quello che ha avuto in settimana a Monaco, dove mi pare 25 punti massimo, no? 24, 24, ma insomma sono comunque abbastanza, aveva detto Lippi giocherà se lo sente, ma sentirsela vuol dire essere pronto poi ad entrare, mettere la testa laddove si correranno dei rischi. Poi quando ha parlato della protezione al silicone ha detto beh adesso il silicone lo usano in molti e in molte, perché non può farlo anche Inzaghi. Coe sul filo del fallo laterale, Simeone chiude il triangolo lungo, poi Moriero al centro verso Djorkaeff, non è troppo lungo però, raccoglie Di Livio che allontana direttamente il fallo laterale, va incontro Djorkaeff, si propone Sanetti, viene
palla il francese, il tackle su di lui, tutto un altro out. Sanetti con le mani, si muove anche Ronaldo, si va ancora da Jorkaeff, sempre anticipato Torricelli, riesce ad evitare il calcio d'angolo, non ovviamente il fallo laterale. Ancora Sanetti, sempre verso Jorkaeff, trova spazio per il cross, sfortunato anche nel rimpallo, è lui l'ultimo a toccare. Si riprenderà allora con una rimessa dal fondo. Fulvio, si sta scaldando Samorano. L'ipotesi, dicevamo, di poter vedere anche le due punte anche con Jorkaeff dietro per un Inter che deve assolutamente recuperare. È un Inter che deve osare. Io penso che nelle partite precedenti Zamorano ha fatto vedere che è il compagno ideale per Ronaldo, soprattutto per i lanci lunghi, perché adesso l'Inter chiaramente deve affrontare una tattica anche diversa, deve osare di più. Penso che l'ingresso di Zamorano sia ipotizzabile fra qualche minuto. Il lancio di Zidane dopo che Inzaghi aveva difeso ancora una volta un buon pallone. Bolognese in chiusura su Del Piero, data la rimessa laterale, Davids, suo il cross per tutti, Inzaghi lo rimette al centro, una buona guardia Sanetti, due tempi, controllo e allontana, Di Livio, attaccato da Jorkaeff, la spallata di Di Livio, la punizione è per l'Inter. 7 minuti e mezzo nella ripresa. Non cambia il risultato, sempre 1-0 per la Juventus. Sanetti, controllo difficile, poi si accentra. Simeone, ancora in scivolata Deschamps, e merita di essere sottolineato il lavoro in filtro, in copertura e in raddoppio che stanno facendo sia Deschamps che Davids. Guarda, è stata fino a questo momento l'arma vincente di questa Juventus, ecco, è quello che è mancato proprio all'Inter nell'azione del gol, ecco, perché nel momento in cui West si è proposto per un'azione offensiva non è stato adeguatamente coperto in fase difensiva, cosa che invece stanno facendo i centrocampisti della Juventus ovunque, con Deschamps e Davis a coprire tutti gli spazi in soccorso ai difensori. Quello che sta mancando anche all'Inter, mi sembra, l'apporto di Moriero in questa stagione assolutamente straordinario per l'Inter, oggi meno decisivo, così come Ronaldo. Al volo, oh, la triangolazione di Livio, Zidane, Di Livio, scuscia via Di Livio, al centro Inzaghi, non controlla, alle sue spalle West allontana. Deschamps ripropone per Del Piero, si ripete il duello con Taribo West, vuole andare verso il centro, Del Piero cerca il doppio passo, evita anche il fallo, ha il problema di voltarsi però, continua a tenere palla, alla fine Coe lo chiude, presi in raddoppio. Del Piero ha preso una gomitata, in effetti anche qua, cioè, è ricorrente, devo dire sinceramente, non che voglia gettare la croce addosso a Fresi, comunque è il tipo di gioco che fa, forse in protezione alza un po' troppo i gomiti, involontario comunque mi sento di dire in questo caso, però è un problema appunto di gioco, di impostazione con i gomiti alti. Il rilancio proprio di Fresi a cercare Moriero, anticipato dall'impeccabile Pessotto, Deschamps prolunga, West rischia l'intervento, perde il pallone sull'attacco di Inzaghi, chiuso bene questa volta da Fresi. E qui ha commesso un errore Inzaghi, perché si stava proponendo sulla destra Zidane, c'è stato anche un piccolo disappunto da parte di Zinedine Zidane, perché poteva essere servito, aveva il viso verso la porta, poteva essere un'occasione più importante. Sanetti per Winter, Jorkaeff, inserisce anche Coe, Moriero lo vede, lo serve esternamente, prova il cross al volo, calibrato male, direttamente sul fondo, noi andiamo a bordo campo da Alessandra Ferrari. Perché è arrivato il momento di Zamorano, aveva cominciato a scaldarsi subito dopo l'inizio della partita, proprio un minuto fa Simoni l'ha chiamato, quindi è il suo momento, ora c'è il cambio. Poi ci spiegherai anche quali sono le reazioni in zona panchina Inter, ma attenzione a questo calcio d'angolo, perché c'è stata una deviazione sul cross di Coe, allora Moriero dalla bandierina, mentre viene chiamato proprio il cambio e esce Moriero al suo posto Samorano, quindi due punte più Jorkaeff, più libero di operare dietro le punte, rinuncia a un tornante oggi in difficoltà. E soprattutto viene
viene fatto entrare l'ingresso di Zamorano proprio sul calcio da fermo, calcio d'angolo, dove lui è molto temibile. Grande colpitore di testa Ivan Zamorano, va Jorkaef allora dalla bandierina, tagliato nel mucchio, Peruzzi in presa, si allunga. Vedi, l'Inter sfrutta molto come è stato, come ha direi risolto la partita difficile contro l'Udinese domenica scorsa, proprio con un colpo di testa su un calcio a tagliare, un colpo di testa di Jorge, che adesso cerca di risolvere su calcio da fermo, una squadra molto temibile. Il pubblico rumoreggia perché c'è un giocatore della Juventus a terra, Giuliano, a fermare Ronaldo, vede il fallo, c'è Carini e c'è anche la munizione per Giuliano. C'è anche la munizione per Giuliano, anche qua ci sentiamo di dire non tanto per la violenza del fallo quanto per la ripetitività dei falli che Ronaldo sta subendo. Giuliano anche lui era diffidato, anche lui come Davids salterà la prossima partita. Ha chiaramente trattenuto per un braccio Ronaldo. Tanto c'è credo Colonnese a terra. Colonnese è stato uno scontro precedente, sì. Questo è intanto il fallo di Giuliano, che trattiene, come si vede, con la mano, la manica sinistra della maglietta di Ronaldo. Io ne approfitterei però, mentre sta per entrare anche Birindelli per Montero. Montero aveva dei problemi fisici, aveva una contrattura. Gli era corsa nella partita contro il Piacenza, aveva saltato l'Empoli e il Monaco, voleva farcela per questa partita, ce l'ha fatta solo a metà, però adesso lascia posto a Birindelli. Io approfitterei di questa sosta per tornare da Alessandra Ferrari per capire gli umori di Simoni e della panchina dell'Inter. Alessandra. Ma apparentemente Simoni è abbastanza tranquillo, ma questo come sappiamo tutti oramai è nel carattere. Si è sempre arrabbiato anche durante tutto il primo tempo per il troppo spazio che l'Inter ha lasciato alla Juve, soprattutto a centrocampo. L'ha sempre aspettata, non l'ha mai aggredita. David Zidane non può fatto quello che hanno voluto per tutti i primi 45 minuti. Queste in sintesi le arrabbiature maggiori per quanto riguarda Simoni, che poi ha deciso proprio pochi minuti fa il cambio di Moriero dopo quel lancio proprio alla tribuna di Moriero. Si vedeva proprio fuori con la testa, non c'era proprio evidentemente, nonostante la bella prestazione in nazionale, quindi il cambio dopo quel brutto tiro. Ha preso probabilmente una gomitata a Colonnese, che adesso è nelle mani sapienti del dottor Volpi. C'è calcio di punizione per l'Inter, ma attenzione perché poi analizzeremo questo cambio significativo molto per la difesa della Juventus. Jorkaef sul pallone, il movimento di Zamorano che cerca spazio, su di lui proprio Giuliano, bel duello tra i due. Che spenta di troppo in aria, Ceccarini non vede perché era voltato. Scaramucce tra Torricelli e Zamorano. Arriva anche Pagliuca che fa 60 metri di campo. E in questo caso è autorizzato dalla sua, sì, fascia da capitano. Questi sono i limiti però del portiere capitano. Esatto, infatti è per quello che molti allenatori preferiscono non avere il portiere capitano. Che infatti viene ammonito si adesso. È guadagnato con questa sua escursione di 60 metri, è andato a protestare in maniera plateale, si è guadagnato un'ammonizione. Ecco, questo probabilmente non è il soggetto adatto a fare capitano. Io però pensavo che più che andare a protestare andasse a dividere, facesse il anch'io il capitano. È per quello che stavo dicendo, la fascia da capitano gli dà questa possibilità di andare a dialogare, invece lui è andato a beccarsi un cartellino giallo gratuito. Si scaldano gli animi, cominciano a fioccare gli interventi e i cartellini. Monito Pagliuca. Attenzione a questo calcio di punizione, la scintilla, il duello Zamorano-Giuliano. Ancora, mentre rientra Colonnese, colpi proibiti anche di più in area. Batte finalmente Jorkaef nel mucchio, è stato Torricelli ad anticipare tutti. Winter. Tranne Pagliuca, tutti i giocatori dell'Inter sono nella metà campo difensiva della Juventus. Gomitata di Davids ai danni di Jorkaef, poi raddoppiato, fallo di Deschamps e c'è il calcio di punizione in favore dei nerazzurri. La partita adesso diventa molto difficile. Molto, molto difficile, si sta scaldando, qua ci vuole polso, ci vuole intervenire spesso e non darla, posso far vedere che c'è autorevolezza, autorità e autoritarismo in campo. Bella reazione dell'Inter. Siamo al quarto d'ora della ripresa, l'Inter deve recuperare la punizione di Jorkaef nel mucchio, è Taribo West che ha colpito anticipando tutti ma non ha trovato lo specchio della porta. Ecco, soprattutto c'è un piccolo battibecco tra Torricelli e Di Livio, perché quando non funzionano certi automatismi ti ritrovi, ecco guardate, non funzionano gli automatismi, addirittura ci sono due
due giocatori dell'Inter completamente soli. Devo dire che qui l'Inter sul calcio da fermo ha avuto una grossissima opportunità per pareggiare. Pronto a entrare anche Conte. Io volevo analizzare il cambio precedente perché è un cambio importante, poi sentiremo anche Giorgio Porrà. Non c'è Ferrara, che è un giocatore chiave per la difesa della Juventus, cui la Juve deve rinunciare ormai fino alla fine della stagione. Viene a mancare Montero, entra Birindelli che è andato a fare il terzo centrale insieme a Giuliano e Torricelli. Perde molto dal punto di vista dell'esperienza, perde molto dal punto di vista del gioco aereo la Juventus. Del gioco aereo, però, da quello che mi passo di vedere in questi primi minuti, Birindelli si è appostato soprattutto nella zona di Ronaldo. Lui è il giocatore più veloce della Juventus. È vero che manca di esperienza, però già anche nel recente passato ha dimostrato con la sua rapidità di poter intervenire e risolvere le situazioni più intricate. Devo dire che è una soluzione, una scelta abbastanza ovvia da parte, dopo l'uscita di Montero, da parte di Bibi, come mi pare ovvia questa l'uscita di Inzaghi. Che Zidane verrà spostato più avanti a supportare Del Piero, entra Conte a rinforzare la cerniera di centrocampo ed esce Super Pippo Inzaghi, che merita però applausi per la sua prestazione e per il coraggio che ha dimostrato nel corso della gara. Tra l'altro un Inzaghi che ha spesso aperto varchi importanti per gli inserimenti, soprattutto quelli di Del Piero. Eccolo Zidane che ha già assunto in qualche modo una nuova posizione, l'apertura per Conte che voleva il calcio d'angolo, invece ci è rimessa dal fondo. Io vorrei andare a bordo campo da Giorgio Porrà, perché in questo momento nella Juventus è cambiato molto, cambi importanti, sostanziali per Lippi. Giorgio. Sì, certamente Lippi ha preso atto che in effetti l'Inter sta crescendo, che si è creato un pericoloso clima di bagarre, ha dovuto prendere atto con molto rammarico, si è anche sfogato con noi per la sostituzione forzata di Montero, ma Montero non ce l'ha fatta, evidentemente i suoi problemi fisici erano ancora abbastanza seri. Ha messo dentro Birindelli, poi ovviamente ha voluto rinforzare il pacchetto di centrocampo con Conte, levando Inzaghi e spostando, come detto, Zidane. Pessotto in area, sinistro, largo. E qui Pessotto è stato un po' egoista, dispiace dirlo perché in mezzo all'area di rigore c'era Del Piero completamente libero, si è comportato da attaccante puro nell'egoismo ma non nell'esecuzione. Naturalmente poteva essere un tiro decisamente migliore, invece è stato tutto da dimenticare. Anticipato Zamorano, altrettanto colonnese con Zidane. Davids prende il colpo da Zamorano, cartellino giallo per il cileno. Brutto fallo questo gratuito, poteva anche essere espulso Zamorano. Poteva anche essere espulso, sono d'accordo con te, anche perché si era già spossessato del pallone Davids, e questo fallo di Zamorano che qua rivediamo lo trovo del tutto gratuito. Questo è un fallo che, anche ancora una volta sottolineiamo, dai mondiali in avanti sarà punito direttamente col cartellino rosso, e poteva esserlo anche sì, in questa anche occasione. Qui direi, Fulvio. Sì, penso di sì, le immagini penso siano significative ed eloquenti. Grande grinta per Ivan Zamorano, una delle sue caratteristiche principali, oltre a quelle da grande bomber, l'ha dimostrato nel corso di tutta la sua carriera. Qui prova ad andarsene, guadagna la rimessa laterale, segue lui stesso. Intanto c'è un brutto lancio di Bengala, sì, da una parte all'altra delle tifoserie, nella zona dove sono assiepati i tifosi dell'Inter. È stata una lotta terribile per trovare un biglietto per questa partita, addirittura delle zone di Milano dove poi sono stati posti in vendita gli ultimi tagliandi, presi d'assedio con entusiasmo da parte dei tifosi dell'Inter. Nessuno voleva mancare a questa super sfida, prezzi da capogiro anche al mercato nero. Davids, Presi che poi con il secondo sforzo lo ferma. Ancora Davids, suo il cross troppo lungo per Zidane, arriva però Del Piero da dietro, Coe lo chiude, sarà calcio d'angolo. Ancora una volta una disattenzione di Presi, disattenzione difensiva dell'Inter, però ancora una volta un'azione pericolosa nata dalla caparbietà di Davids, che non demorde mai e lotta su ogni pallone fino a creare questa opportunità. Vicini al ventesimo della ripresa, Juventus sempre in vantaggio per 1-0. Zidane per Davids, sinistro, ribattuto da Simeone. C'è però Pessotto, prova dalla parte opposta, Di Livio da Zamorano, appoggia l'indietro per Torricelli. Molto disciplinato Torricelli tatticamente in questa partita. Coe, seguito da Del Piero, raddoppiato da Zidane, finisce con lo sbagliare. Conte, West, Giuliano in fallo laterale. Cambio ancora per l'Inter, entra Zelias,
così bene aveva giocato nella partita contro l'Udinese come playmaker autentico della squadra, aveva fatto girare lui il pallone, aveva dato lui i tempi alla squadra, adesso va a prendere il posto di Winter, anche perché Zidane si è spostato in avanti, agisce quasi da punta d'appoggio, quindi non serve più la marcatura specifica per lui a centrocampo. Poi non so se hai notato, sembra una partita a scacchi da parte dei due allenatori con due cambi a centrocampo, a dimostrazione di quanto sia importante la funzione del centrocampista nel mondo del calcio oggi, soprattutto su queste due squadre. Zelias batte il calcio di punizione, c'è stata la spinta. Spinta di Simeone nei confronti di Birindelli, direi evidentissima. Simeone che a livello playmaker, neanche poi dal punto di vista degli inserimenti, oggi ha dato quello che probabilmente Simoni si aspettava da lui. Ma io ho avuto l'impressione che nel primo tempo, l'ho detto anche nel commento alla fine durante l'intervallo, ho avuto che il suo raggio d'azione fosse troppo limitato, cioè forse partisse troppo da dietro, ecco, e questo naturalmente non gli consentiva l'appoggio soprattutto in quegli inserimenti per cui si è reso famoso in questi ultimi tempi. Eccolo Simeone, appoggia di prima largo per Sanetti, in avanti Samorano, anche Ronaldo, West su il centro, Samorano gira, fine sbagliata. Però attenzione, la Juve deve fare attenzione perché sta crescendo, è vero che ha infoltito il centrocampo, però questa Inter sta crescendo soprattutto la manovra offensiva, perché adesso è vero Simeone appoggia di più i centrocampisti offensivi, gli attaccanti, e soprattutto adesso sulla fascia sinistra devo dire che si contrastano molto bene Di Lio e Zanetti, ma sulla fascia destra ci sono alcuni spazi dove questo si inserisce perfettamente. Ha dato i suoi correttivi Marcello Lippi, ha avuto parole di grande elogio, di grande fair play nei confronti dell'avversario odierno di Gigi Simeone, ha detto al di là della nostra amicizia nata ai tempi di Genova, devo dire che lui ha amalgamato benissimo lo spogliatoio, ha dato all'Inter intelligenza, saggezza ed esperienza, e più volte anche noi Fulvio abbiamo ricordato quelli che sono i grandi meriti di Simeone in questa Inter. Adesso prova e non riesce ad allontanare, Pagliuca si ritrova il pallone davanti, distinto, lo allontana, lo aiuta Presi, Davids sorpreso dalla conclusione di... Brutta reazione di Davids, ha tentato di dare un calcio a Simeone, a Simeone. In questo caso hanno ragione a prendersela i calciatori dell'Inter, probabilmente la cosa è sfuggita sia a Ceccarini che a Medeotte, che adesso sta andando a cercare di dare una mano nel parapiglia generale, vedete anche che Colonnese incerottato per il colpo subito in precedenza. Questi sono chiari episodi che fanno altro che far salire la tensione in questi minuti finali, in questa porzione finale della gara. Un po' esagerata questa reazione di Colonnese. Esatto, direi molto molto esagerata. Questo è Simeone che si becca un cartellino giallo. Però in effetti se avremo la possibilità di vedere. Ecco qua c'è subito. Eccola là la. Bruttissimo tentativo, perché ricordo che per l'espulsione basta tentare di dare un calcio all'avversario. Qui Davids, se fosse stato visto, sarebbe stato da espellere. Direi che da espulsione, è chiaro, anche questa è un'immagine frequente come quella precedente di Zamorano. Si scalda anche la tifoseria sugli spalti delle Alpi, mai così gremito in campionato. Calcio di punizione in favore della Juventus, lo ha conquistato Davids, lo batterà l'olandese. All'indietro per Giuliano, esecuzione peggiore forse non poteva la Juventus. Torricelli in lotta con Ronaldo, c'è anche Samorano che entra in area, Ronaldo si allarga, body check su di lui, la Juventus allontana con Torricelli. Massimo, no, per me non è da calcio di rigore. È entrato in campo anche Simoni, ma non si può, non so se le immagini ce lo mostrano. Simoni è 15 metri dentro il campo, eccolo. Esatto. Intanto dalla parte opposta c'è un fallo. Calcio di rigore per la Juventus, qui succede di tutto. Queste sono veramente delle reazioni allucinanti. Calcio di rigore per la Juventus. Sono veramente delle reazioni allucinanti. In questo caso Ceccarini dovrebbe andare a mettere fuori Simoni. Simoni portato via fisicamente, adesso viene giustamente espulso. Anche dal mio punto di vista, al di là del body check su Ronaldo, Simoni giustamente espulso, perché non si può entrare in campo 20 metri, si agita soltanto il pubblico. Sembra una partita quasi sudamericana, c'è anche la polizia in campo. Guarda, io consentimi di dire due cose, Massimo, mi sarei aspettato
risultato di tutto in questo secondo tempo, ma non nervosismo da parte dei intanto giocatori. Io pregherei la regia appena possibile di rivedere, al di là di poi di queste immagini che sono molto significative, di vedere i due contatti, cioè quello nell'area della Juventus, mentre pacatissimo Perucci si è seduto appoggiato al suo palo. È l'uomo più tranquillo del mondo in questo momento. Da rivedere i due contatti in aria, quello subito da Del Piero e poi quello, anzi prima, quello subito da Ronaldo. Da Ronaldo. La mia impressione è che il calcio di rigore per la Juventus ci fosse. Anche la mia impressione. Io, come ho detto prima, poi noi ripetiamo che esprimiamo sempre delle valutazioni soggettive. Quello su Ronaldo non mi è sembrato, anche perché non poteva scomparire il giocatore della Juventus. Se l'è trovato davanti perché Ronaldo ha cambiato direzioni. Eccolo qui, attenzione. Questo è il fallo di Giuliano. Eccolo qua, sembra che no, io confermo la mia, è andata a cercare il pallone e Ronaldo cambia direzione, e devo dire sinceramente non sono d'accordo per il calcio di rigore in questo caso. Aspettiamo di rivedere anche l'occasione della Juventus. Adesso anche Ronaldo sta parlando con Ceccarini, che con grande personalità è riuscito a tenere abbastanza in pugno prima di questa partita, esatto, non essendo aiutato da nessuno, specialmente dalle persone che dovrebbero aiutarlo in questo caso. Anche perché Simone, di cui stavamo tessendo le lodi, non soltanto è un grande allenatore, l'ha dimostrato nel corso della sua carriera, ma nel corso della sua carriera ha sempre dimostrato di essere uno straordinario signore. Ma Simone, io appunto, conoscendolo perfettamente, avendo avuto parecchie volte contatti con lui, mi stupisco un po' di questa reazione da parte sua, perché è l'allenatore in questi casi che deve calmare gli animi. Già nell'intervento in precedenza abbiamo visto Colonnese parecchio nervoso, anche Davids che non ha fatto un'entrata degna del suo nome. Ecco, direi comunque non riusciamo a vedere il replay del calcio. Lo vedremo sicuramente dopo l'esecuzione di Del Piero dal dischetto. Calcio di rigore per la Juventus, qui si può chiudere la partita, qui si può chiudere il campionato. Del Piero contro Pagliuca, grande elettricità delle Alpi, fischia Ceccarini, parte Del Piero, destro, para Pagliuca e allontana Colonnese. Ha avuto dal dischetto il match point probabilmente per la stagione la Juventus, l'errore di Del Piero, il miracolo di Pagliuca, che si è superato e ha trovato forse la concentrazione proprio da questa atmosfera elettrica, proprio da questa sensazione dell'Inter di avere una congiura contro i colori nerazzurri. Però la stessa attenzione, concentrazione, io a questo punto chiamerei in causa la deconcentrazione di Del Piero, che ha battuto un calcio di rigore. Attenzione intanto a Zamorano dalla parte opposta. Zamorano esce Massimo nel modo più inusuale per lui solitamente piazza il pallone, qui evidentemente carico di emotività. Eccolo qui, ha battuto male, centrale, lo rivediamo dalla porta. Ha tirato a colpo sicuro, direi che più errore di Del Piero che prodezza di Pagliuca. Chiaramente il portiere si butta da una parte, però forse eccessivamente carico di tensione anche Del Piero. Io andrei anche sulla prodezza di Pagliuca, certo. Francamente in questo caso l'importanza di questo rigore in questo momento, in questa partita, in questa fase della stagione, è un miracolo quello che ha compiuto Pagliuca. Io poi alla prima opportunità ovviamente vorrei andare a bordo campo dai nostri inviati per avere quel qualcosa in più di quanto invece le immagini non abbiano già in maniera eloquente evidenziato prima. Andrei subito da Alessandra Ferrari, che era nei pressi di Simoni. Alessandra, è stato uno scatto, un lampo improvviso completamente in controtendenza con l'atteggiamento che aveva tenuto Gigi Simoni fino a questo momento. Si era qualche volta lamentato per falli un po' troppo cattivi, specialmente di Giuliano su Ronaldo, però assolutamente non aveva dato segni di nervosismo. Qui c'è qualcun altro che va negli spogliatoi intanto. Sì, perché è presto spiegato, Ceccarini quando si è avvicinato per espellere Simoni aveva mandato fuori anche Vini, però poi nella confusione evidentemente si è dimenticato e quindi lui si è riaccomodato in panchina. Ora invece Ceccarini si è reso conto che era ancora in panchina e manda fuori anche il vice. Benissimo, io rapidamente andrei da Giorgio Porrà invece. Giorgio, momento caldo. Marcello Lippi sbalordito, sinceramente dispiaciuto per la reazione di Simoni, l'ha guardato sbigottito, ha detto incredibile, evidentemente ha preso la testa. Simoni è andato prima dall'arbitro a urlargli contro, io vado via, ma lei si vergogni, poi ci ha ripensato, ritornato indietro, poi l'hanno costretto ad andare nel sottopassaggio. Alessandra,
la regia ci ha inquadrato Visconti di Modrone. Chi è che adesso prende in mano le redini della squadra? Lui? Visconti, sì, esatto, Visconti di Modrone, che tra l'altro sarà ha chiesto un grosso rimpianto per Moratti. Andate, andate a chiedere a Simoni se dobbiamo mettere Canu. Questo è stato poi il primo notizia che vogliono sapere da Simoni, che si è fermato all'imbocco del tunnel per seguire la partita. In effetti Canu adesso si è alzato dalla panchina, si sta scaldando, potrebbe anche entrare nei prossimi minuti. Perfetto Alessandra, grazie, molto brava. Calcio di punizione intanto per il fallo di Fresi dopo il numero di Del Piero. Un'occhiata anche al cronometro, abbiamo da poco superato la mezz'ora di questo fantastico incandescente Juventus Inter. Juventus è sempre in vantaggio per 1-0, il gol di Del Piero che però ha fallito un calcio di rigore. Batte Zidane la punizione, pallone che filtra e sarà rimessa dal fondo. E a questo punto il nervosismo prevale su ogni aspetto tattico. Io ho l'impressione in questi ultimi 15 minuti c'è un po' di tensione nei giocatori. Io direi che ci sono molti errori, soprattutto in fase di appoggio. Intanto prova a costruire l'Inter con Coe, fermato con un pallo, e c'è il calcio di punizione in favore dell'Inter. Momenti tutti da vivere. Intanto Jorkaef sdrammatizza un po' con il compagno di nazionale Deschamps, e qui intanto vediamo che è andato un po' a calmare il momento difficile il presidente Moratti. Non è andato via dallo stadio, però in questo momento è uscito. È andato a calmare il... No, se stesso, credo. Non lo so. Appunto, hai detto è andato a calmare. Ma io dico che è un personaggio splendido Moratti, per quello che riesce a dare a questa squadra, a tenere viva sempre questa squadra nel gioco, soprattutto nelle primissime posizioni. Penso che gran parte del merito suo, però a volte deve cercare anche lui di contenersi, di dare l'esempio, perché altrimenti si sfocia troppo nel quello che sta succedendo un po' nel secondo tempo. Intanto attenzione a questo calcio di punizione, 32esimo del secondo tempo, Juventus 1 Inter 0. Fa indietreggiare ancora una volta a fatica la barriera Ceccarini. Sembra ancora una sfida tra Peruzzi e Ronaldo. Il destro di Ronaldo, largo. E Ronaldo, dopo aver battuto, direi che sono state ottime esibizioni le sue punizioni oggi, le due precedenti. Direi c'è stato un intervento da parte di Peruzzi buono, questa insomma ha visto, ha tentato il palo lontano, un po' meno bella questa punizione, però direi che è sempre molto pericoloso con quel suo calcio potente ad effetto e a tagliare. Abbiamo vissuto tantissime emozioni sotto tutti i punti di vista, ma prepariamoci ad un super finale tra Juventus e Inter. C'è ancora il tempo perché possa accadere veramente di tutto. 12 minuti più recupero e ci sarà da recuperare abbastanza nel finale di gara. Risultato ancora in bilico, stagione ancora in bilico. Coe con le mani, l'anticipo su Jorkaef di Pessotto e poi il fallo di Zelias, è andato con un pugno, Zelias è espulso. Giusta, corretta. Anche questa interpretazione di Ceccarini, mi sento di sottolinearlo, è andato direttamente tra pugno e gomito sul viso dell'avversario. Da espellere, mi dispiace anche perché è un ragazzo corretto in genere, simpatico. Però, questo dimostra che una partita così può far veramente saltare. È andata ad offendere ulteriormente, eccolo qua, proprio gomitata netta in fronte, giustissima l'espulsione. Non si deve, i professionisti, anche giovani, non devono perdere le staffe in questa maniera. Ma direi che è un peccato, vedi che sì. Cioè l'Inter è un'indiscussa protagonista di questo campionato. Io capisco da ex calciatore che adesso ritrovati in svantaggio così crea dei malumori, ti senti defraudato magari di qualche episodio, però non bisogna reagire in questo modo. La migliore reazione è quella che il calciatore deve dare sul campo col gioco, attraverso il gioco, attraverso la determinazione. Io penso che qui insomma abbia fatto bene Ceccarini, non ci siano dubbi. In 10 adesso l'Inter espulso, dopo Simoni anche Zelias. Abbiamo finito il commento del primo tempo dicendo una partita sostanzialmente corretta, con i giocatori che stanno aiutando molto l'arbitro. Esatto, allora la partita è diventata scorrettissima, i giocatori non hanno aiutato per niente Ceccarini, è chiaro che poi arriviamo a questi punti qua. Saranno testa allunga verso Ronaldo in area, Micelli allontana, Sanetti,
segnato Jorkaef, allarga le braccia su Conte e c'è calcio di punizione per la Juventus. Peccato per l'Inter perché stava crescendo molto in questo secondo tempo, poi ci sono stati veramente attimi di tensione eccessiva da una parte e dall'altra. Forse in qualche modo, Massimo, non so, chiamerei in causa anche quanto è accaduto nella settimana che ha preceduto questa partita, quanto si è detto relativo anche al problema di Empoli, in qualche modo nella mente magari dei giocatori, dei tecnici. Beh, sicuramente devo dire che può anche essere umano, il livello di tensione però sale pericolosamente e ci porta a queste conseguenze. È stato un caso dubbio in area di rigore per scatenare una protesta veramente allucinante. La sfortuna, dice Carini, è che nello spazio di 30 secondi è successo assolutamente tutto. Un presunto o un fallo nell'area della Juventus, non c'è stata la concessione del rigore, calcio di rigore 20 secondi dopo con Simoni che era il dodicesimo in campo. Esatto, questi sono i casi che chiaramente amplificano certi tipi di situazione. Tra l'altro c'è da dire che al di là di quello che è successo ad Empoli, c'è Carini con quello che è successo ad Empoli, non c'entra per niente. Però ha la stessa maglia di Rodomonti nella mente di Monti, no? Beh, certo. Fallo su Colonnese. Di punizione per l'Inter e saranno 10 minuti di fuoco questi 10 minuti finali, perché semmai si è capito che l'esigenza del risultato prevale su ogni aspetto tattico. Ecco, hanno abbandonato i tatticismi i giocatori per mettere quell'animosità. Batte Giochetti, il calcio di punizione a cercare la testa di Samorano e c'è il gol, ma anche l'intervento di Ceccarini. C'è stato un fallo sull'uscita di Peruzzi. Se non sbaglio il fallo di su Peruzzi l'ha commesso proprio Zamorano, e mentre Simeone era andato a colpire di testa. Adesso aspettiamo le immagini per rivedere. Non ci sono proteste particolari, in questo caso prevale il buon senso chiaramente. Intanto Peruzzi, splendido uomo di sport, è andato a tranquillizzare i suoi compagni, ha fatto cenno e non era rivolto a un avversario, ai suoi compagni, di star zitti, di star tranquilli. L'immagine precedente di Peruzzi, nel momento in cui c'era un parapiglia generale, di Peruzzi seduto tranquillamente appoggiato al suo palo, era una fotografia perfetta. Intanto la Juventus in avanti, West frustra il tentativo di inserimento di Conte. La Juventus, che poi anche la Juventus non è propriamente lucida nel, insomma, ormai ha abbandonato ogni velleità, ogni azione offensiva. Anche qui il passaggio in profondità di Zidane era proprio un passaggio così, tanto per poco preciso, tanto insomma le mancano ancora 10 minuti, l'Inter ha tutta la possibilità per rimontare. Jorkaef, sale anche Presi, tentato da Giuliano, il fallo di Ronaldo, il calcio di punizione per la Juventus. Intanto mi segnalano che il presidente Moratti ha definitivamente abbandonato il Dele Alli, se n'è andato. Io invece andrei a bordo campo. Alessandra Ferrari, mentre sta per entrare anche Pecchia, mentre Gigi Simoni, che continua a seguire la partita dal fondo del tunnel, ha deciso di non assolutamente effettuare nessun cambio. Infatti ha fatto segno a Visconti di Modrone di richiamare Canu, che è andato a sedersi in panchina all'Inter, quindi continuerà così fino alla fine. Esce Davids, un'ovazione per lui, sostituisce Pecchia, il match winner della partita di Empoli. Massimo, una curiosità, può star lì all'imbocco del tunnel Simone espulso? No, direi proprio di no, deve abbandonare tutto quello che ha inerenza con la partita, perciò terreno di gioco, recinto di gioco, spogliatoi. Scivolata Pecchia, tocca il suo primo pallone, lo allarga verso Di Livio, regala Sanetti, subito il lancio, buona guardia Birindelli. Presi, lotta Ronaldo, entra in area, prova il destro, ha svirgolato di collo esterno, al pallone terminato largo, sembra nella direzione opposta di dove forse lo voleva calciare. E qui è stato bravo a difendere il pallone, ha fatto saltare a vuoto, ecco, guardate, un'immagine bellissima, ha fatto saltare a vuoto Giuliano, ecco, devo dire che poi in modo sciagurato ha colpito male il pallone, voleva evidentemente tenerlo basso, ha tenuto il collo basso, farlo andare sul palo più lontano, ma l'ha colpito decisamente male. Che partita che stiamo vivendo insieme, la super sfida dell'anno, ha regalato anche alcuni aspetti agonistici neanche eccessivi. Del Piero fino sul fondo, il suo cross, comoda la presa di Pagliuca.
molta calma il disimpegno di Birindelli, forse anche eccessiva. Torricelli. Aiuto per Zidane, che non riesce ad agganciarlo, lo fa Fresi alle sue spalle. Di Livio. Provato da Colonnese, prova ad accentrarsi. Vecchia, si propone Pessotto che riceve, va incontro Del Piero. Guardo dalla parte opposta anche Conte. Vecchia. Zidane. Si apre Di Livio, entra in area Di Livio. Sanetti lo costringe. Prende la circonvallazione. Sceglie il possesso palla la Juventus, vuole correre meno rischi possibili da qui alla fine della gara. Vecchia. Pecchia scivola in area Del Piero, lancio lunghissimo, poi lo ribadisce in palo laterale. È sembrata molto avvolgente questa manovra della Juve, tesa alla limitazione, alla copertura di ogni spazio per poi sfociare una improvvisa verticalizzazione o giocata di qualità che invece non c'è stata. La rimessa di Pessotto per Zidane, cerca spazio di tacco, voleva offrire a Pessotto per chiudere il triangolo, si è intromesso Coe, l'Inter che riparte. Fallo su Coe che costa l'ammonizione anche a Fabio Pecchia. Primo intervento per dire a Pecchia, però in questo caso secondo me fa bene. C'è bisogno di stemperare il più possibile gli animi, per cui è andato direttamente sull'uomo, anche se non con cattiveria. Qua vediamo che gli impedisce proprio di andare a raggiungere il pallone. 42 minuti sul cronometro nel secondo tempo, Juventus 1, Inter 0. Inter, ricordo, in 10 per l'espulsione di Zé Elias. Batte Jorkaeff nel mucchio, il calcio di punizione di pugno. Peruzzi non riesce a allontanare molto il pallone, ci provano i suoi compagni, poi Simeone gira, termina direttamente sul fondo. Poco più di 2 minuti più recupero per la fine della gara. C'è da dire che l'Inter gioca più per forza di inerzia che per... Ma anche la Juve ha rinunciato totalmente alla manovra offensiva. L'Inter chiaramente deve riportare, deve dare qualcosa di più, ormai qualche lancio lungo, poca... C'è il fallo di Del Piero su Taribo West. C'è il fallo di Del Piero, tra l'altro addirittura Zuccolini, il collaboratore che opera sotto la tribuna opposta alla tribuna centrale, ha fatto ancora prima di Ceccarini a segnalare il fallo. Pessotto ha giocato un'ottima partita. Fresi in vantaggio su Del Piero, appoggia per il rinvio di Pagliuca, riesce a giocare a due ancora con Fresi. Lancio lungo, Jorkaeff lo prolunga, Torricelli. Si dice il disimpegno di Birindelli. Pecchia. E non ce la fa questa volta Del Piero a raggiungere il pallone, un minuto e mezzo più recupero alla fine. Tante speranze concentrate in 90 minuti sono stati e sono 90 minuti di fuoco per esprimere il verdetto più atteso. Spazio per Di Livio, entra in area Di Livio, prova il destro, la libra male però. Ha fatto bene Di Livio, che si sta distinguendo per questo secondo tempo per un lavoro direi... non certamente oscuro, un lavoro di grande quantità, e devo dire che ha fatto bene a calciare perché non aveva il alternativo. Attenzione a Zidane, entra in area, viene fermato da Sanetti. Adesso sono saltati, come si suol dire in questi casi, tutti gli schemi. Ancora Ronaldo, spazza Torricelli, Di Livio. Siamo già entrati nell'ultimo minuto di gioco. A distanza Jorkaeff, poi parte un lancio con Zidane in fuorigioco. Dato su leggermente in ritardo proprio per vedere se Zidane si disinteressava o andava a cercare il pallone. Zamorano controlla quasi al limite. Prova Ronaldo, Peruzzi, miracolo sul tracciante di destro al volo. Collo pieno di Ronaldo. Il tiro è stato un'esecuzione perfetta da parte di Ronaldo e pericoloso per la Juve, che ormai l'Inter si affida a questi lanci lunghi. Non, nessuno va a saltare perché non ci sono più saltatori a parte Giuliano, come in questo caso. È pericoloso concedere questi spazi enormi a tiratori come Ronaldo o Jorge. 6 minuti di recupero sono già iniziati con la palla ancora in aria. Attenzione a Simeone, Zamorano, Peruzzi in calcio d'angolo. Infatti vedi che sono buon profeta, perché
l'Inter sta cercando, 6 minuti sono tanti, la Juve sta commettendo l'errore di chiudersi troppo presto in difesa, l'Inter è micidiale nel sfruttare gli ultimissimi minuti, lo ha dimostrato anche nel recente passato. Attenzione a questo calcio d'angolo qua, Ronaldo, ce ne sarà forse un altro con Pagliuca che è avanzato in area per cercare di sfruttare le sue doti aeree. Così è, altro corner, attenzione anche a Pagliuca, un po' come Schmeichel, come Rampull direi, nell'area dell'Inter, è battuto basso proprio verso Pagliuca, il corner, guadagna la rimessa soltanto in zona d'attacco, soffre Simoni, anche Zelias all'ingresso del tunnel, ovviamente tutti in avanti i giocatori dell'Inter, anche Pagliuca adesso è nella metà campo difensiva della Juventus, ma Conte è andato a fermare Sanetti. C'è da soffrire per la Juve in questo finale, grande cuore da parte dell'Inter anche in una fase di grande difficoltà, certo non si arrende, ma adesso attenzione perché sono 2 contro 1 i giocatori della Juventus, Deschamps largo, Pecchia, in avanti c'è Del Piero, tiene palla però la Juventus con Pagliuca che affannosamente rientrava sulla linea di porta, battuto Ronaldo, la punizione per il fallo subito da Taribo West. Frazee, West anticipato da Giuliano, molto stanco, mette in pallo laterale Frazee, lunga la sua rimessa direttamente in area, cerca di allontanare il più possibile, poi Colonnese ha subito fallo. Sanguina ancora copiosamente il povero Colonnese, certo non si è risparmiato in questa gara. Batte Pagliuca nel mucchio, Samorano a far da torre verso Ronaldo, certo Pirindelli a cacciar lontano, Torricelli, Di Livio, va in 1 contro 1 e c'è fallo. Fallo di Del Piero, sì, era stato segnalato il fallo di Del Piero, è stata lasciata la norma del vantaggio. Già dalla parte opposta. Conte spoglia bene a centrocampo, Pecchia, fallo di Presi. Comunque l'immagine di prima con Del Piero che era direi solo contro Colonnese, solitamente quando ti punta Del Piero ti va via, però è un'immagine eloquente di quanto pensa, di quanto possa capire la gente, di come hanno speso, di quanto hanno speso questi giocatori oggi a livello fisico, ma a livello di tensione. Questa era la partita chiave, la partita scudetto. Zidane in sospetta posizione di fuorigioco, giudicato regolare, però entra in area Zidane, il centro basso, alla fine Colonnese spazza. Pecchia, fallo di Coe, norma del vantaggio perché il pallone arriva a Zidane. Chiama il pallone Conte, lo riceve invece Di Livio in area, Di Livio carica il destro, Pagliuca si oppone e Sanetti allontana. Siamo già dalla parte opposta, Simeone, Djorkaeff non riesce a far filtrare perché c'è Pessotto, poi Zidane, ancora Pessotto, tiene palla e guadagna secondi. Sul mio cronometro siamo al 49esimo, ricordo che la terna ha segnalato 6 minuti di recupero. C'è lontano Giuliano, Taribo West, c'era stata però la segnalazione di fuori gioco, quindi ci sarà un'opportunità ancora per l'Inter che ha guadagnato calcio di punizione. Ormai tutti i meccanismi sono saltati, è proprio la forza d'inerzia, come dicevo in precedenza, che ti fa andare avanti. Grande cuore dell'Inter in questi ultimissimi minuti, però la Juve non è spietata nel chiudere la partita. Taribo West prolunga Samorano, Ronaldo si coordina male. Questa era una buona occasione. E dicevo che non è spietata perché l'Inter le sue occasioni in questi ultimi minuti le ha avute. Questa è un'altra con Ronaldo che si è coordinato male, come nel tiro in precedenza di destro. Qui non ha abbassato il corpo, il sinistro non è propriamente il suo piede. Ecco, guardate il replay, direi che era anche contrastato dal giocatore della Juve, però chiaramente il suo tiro doveva e poteva essere decisamente migliore. Siamo arrivati al 50esimo, interviene ancora Ceccarini, grande protagonista di questa partita. Poi Massimo vorrò un tuo giudizio sull'operato ovviamente del direttore di gara.
controllo di Zidane. Cerca di congelare la gara la Juventus, spazio ancora per Zidane, sono due compagni suoi in area, va verso l'esterno, glielo impedisce però. Un ottimo intervento ancora colonnese. Sanetti. Zamorano. Lotta ma alla meglio Pessotto. Altro contatto e il fallo è a favore della Juventus. Fallo a favore della Juventus, sì, anche questo direi che non... Diciamo che Ceccherini secondo me ha diretto una gran bella partita, dura, intensa, tenendola sempre in pugno, al di là di quello che dovremmo rivedere sulle due occasioni, però francamente mi è sembrato all'altezza, al di là delle recriminazioni che verranno sicuramente. Questo non c'è dubbio, intanto ancora la Juventus in area di Pagliuca che riesce a toccare in qualche modo il pallone e finisce qui, vince la Juventus, una gara lottata. C'è stato tanto agonismo, anche di più, ci sono state le polemiche, c'è stato veramente tutto, un calcio di rigore sbagliato, un protagonista atteso come Del Piero che ha risolto la gara. Ci sono state lacrime, tensioni ed emozioni nella partita dell'anno, il cui verdetto premia la Juventus vince questa sfida, probabilmente ipoteca il campionato, saranno tante le polemiche, già cominciano anche in campo, viene tenuto a stento anche Zamorano. Molto pacatamente invece Ronaldo sta parlando con Ceccherini, si parlerà tanto di questa partita, tanto quanto e forse più di quanto non se n'era parlato prima per i giorni, le settimane che hanno accompagnato a questa sfida Juventus e Inter. I giocatori della Juventus festeggiano in questo momento, stanno recriminando e lo fanno in maniera molto energica quelli dell'Inter nel tunnel. Insomma, momenti di grande tensione per una grande partita che ha offerto tutto lo spettacolo che era lecito attendersi. Finisce con una festa per la Juventus, ci saranno polemiche, si è discusso tanto in campo in questa partita, forse per certi versi anche troppo. Era la partita più attesa, certo dal punto di vista delle emozioni che ha offerto non ha deluso, peccato anche la reazione di un uomo sempre impeccabile dal punto di vista comportamentale come Gigi Simoni, che sembra adesso essersi tranquillizzati, ma in qualche modo, anche se non giustificandolo, si può capire l'emozione di un momento tanto importante, un momento tanto importante che vede ancora una volta la Juventus primeggiare. Lo fa con un gol di Del Piero, il